È stata una sorpresa vederti qui stasera. Una bella o una brutta sorpresa? Una bella sorpresa. Anzi, molto bella. Eccovi qua. Per favore, convinci mio fratello a non fare quella gara, perché è pericoloso. No, non è pericoloso. Anzi, tra un po' la moto sarà pronta. Come farai ad allontanarti dalla festa? Tranquillo, per me è facile. Mio padre mi dà piena fiducia. Per te sarà un po' meno facile. No, no, non può venire. Deve rimanere qui all'ambasciata. Senti, vuoi stare zitta? Va via. Buonasera, buonasera a tutti. Potete avvicinarvi? Il discorso di papà. Preparati ad ascoltare la cosa più noiosa della tua vita. Vorrei darvi il benvenuto, dato che finalmente riapre l'ambasciata del nostro amato paese di Santa Giuliana. Grazie, molte grazie. Grazie. Lascio la parola a una persona per cui ho dell'affetto e che inoltre ammiro molto. Per me è un grande onore lavorare per lui. L'ambasciatore Thomas Parker. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, al signor cancelliere, alla sua signora, agli ambasciatori, agli imprenditori, ai politici, insomma a tutti. Benvenuti in questo piccolo territorio di Santa Giuliana. Ma sentilo. Prima di cominciare vorrei presentarvi la mia famiglia, il mio più grande sostegno. I miei figli, venite per favore. La più piccola Cecilia, Chama-chan, e i più grandi Martin e Cho, per favore. Questi sono i miei figli. Il nostro zoo è al gran completo. Vorrei approfittare di questa opportunità per ringraziarli pubblicamente per avermi accompagnato in questa sfida che ho accettato. Come saprete, non è facile per una famiglia spostarsi, trasferirsi da un posto all'altro. Ai miei figli dico grazie per questo sacrificio. Ok, su, ora potete andare. Bene, ho accettato forse la sfida più grande della mia carriera politica e diplomatica. Il compito di riallacciare i rapporti tra questi due paesi fratelli. Sappiamo che in passato ci sono stati problemi, abbiamo commesso errori, ma noi siamo convinti che adesso si debba guardare al presente e al futuro per creare un vincolo indissolubile nel corso del tempo. Grazie. Allora, come sapete, per noi questa è un'opportunità imperdibile e stiamo mettendo insieme una squadra che sia all'altezza della situazione, con professionisti di primissimo livello. E per questo possiamo contare sulla collaborazione del signor Victor Martine Paz, come ha detto, alla cultura e al turismo. Nell'area commerciale sul mio grande amico, il dottor Sebastian Gajardo. E ovviamente sull'inestimabile collaborazione del mio braccio destro e assistente personale, la signorina Selina Martine Paz. Non viene, non viene. Chi? Lei o lui? Con loro e con il resto del nostro personale vogliamo fare di questa la nostra casa, il nostro paese, il nostro destino. Scusate! Ma lei chi è? Io sono Nicolas, il suo nuovo autista. Nicolas! Vieni, Nicolas! No, 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 vieni, vieni, vieni. Signori, vorrei presentarvi questo ragazzo, quest'uomo, che è un eroe. Ha salvato mia figlia agendo con coraggio, con rapidità e senso del dovere. Tre valori fondamentali che certamente in questa ambasciata vogliamo coltivare. Per voi tutti, per questo paese e per il mondo intero. Ambasciatore, mi scusi se ho fatto cadere... No, Nicolas, va tutto bene, non ti preoccupare. Selina ti mostrerà la tua stanza. Ma tu somigli molto a Nini. Stesso sangue. Chiaro. Pensavo che fossi meno giovane. Perché la barba di Babbo Natale mi invecchiava? Per questo. Però non mi inganni. Sei una brava persona. Te l'ho letto negli occhi appena ti ho visto. Sì. Benvenuto in questa casa, Nicolas, la mia casa, che ora è anche la tua casa. Non so quanto ha ragione. Sono nei guai.
Io devo sapere assolutamente come una persona possa entrare così. È sbucata dal nulla. Non si deve ripetere mai più, è chiaro? Thomas, spero che non ci siano più sorprese. Non si preoccupi, cancelliere. Per questa sera abbiamo finito le sorprese. A proposito, voglio dirti una cosa. Per la tua candidatura sta andando tutto molto bene. Bene, bene, perfetto, perfetto. Caro Thomas, niente passi falsi. No, non si preoccupi. Grazie di tutto, eh? Buonanotte. Buonanotte. Ah, che fatica, Thomas. Devo dirtelo, Celine, è andato tutto alla perfezione. Sì, davvero. Migliore di tutto. Ah, grazie, grazie. Ho dato una strigliata all'addetto della sicurezza per il fatto dell'autista. No, lascia perdere l'autista, mi ha aiutato a chiudere il discorso. Tutto bene, va tutto bene. Sta tranquilla. Finalmente sono a casa, potevo non farcela, eh? Non capisco, prima è arrivato un ragazzo che mi ha macchiato tutte le camicie di lucido da scarpe. Io credo che sia stato lui, sì, ma non aspetta, lo so. Aspetta, nonno, aspetta, perché devo parlarti proprio di questo. In realtà, la situazione... Beh, io... No, lui... Noi, voi, si devo continuare? No, non è questo, è importante. Non voglio dirti niente, perché se lo racconti finiamo nei guai, capisci? Ma certo. La cosa importante è che ci capiamo tra di noi. Che ci fai qui? Che cosa hai in mano? Il vestito della principessa. Perché l'hai preso? Perché l'ho strappato. No, mamma, ti ha vista qualcuno? No, non c'è problema, si può ricucire. Ma meno male, il nonno è bravo a cucire, da piccola mi faceva i vestiti. Così ho imparato durante la guerra di liberazione. Ma c'è un problema qui, non si può cucire così, vedi? Perché? Dobbiamo prima metterlo sul manichino. Non possiamo entrare nell'ambasciata ora, ci vedranno. Allora deve metterselo qualcuno, mettitelo tu, perché se non è peso bene, non riesco a cucire. Io no, non lo metto mai. Allora io non te lo cucino. No, dai, per favore, Nini, ti prego, ti prego. Ti prego, guarda tu che destino, che destino è il mio. Da anziana amoretto, da amoretto a ometto. E ora mi tocca vestirmi da principessa. Tieni. Ecco la moto. Bene. Non rovinarla. D'accordo, mi auguri buona fortuna. Martin, farà la gara? Può farlo, finiremo nei guai per colpa sua. Non ti muovere ancora. Manca molto, nonno. No, quasi finito. Ecco, il tuo vestito. Non vedo l'ora di toglierlo, è tardi. Sembra un pagliaccio conciata col vento. No, ti sta così bene. No, non mi piace. Sembra una statuetta sopra una torta nuziale. No, ma così sembri una principessa. Una vera principessa. Un momento. Guarda come devo mascherarmi per te. Come una principessa. A Victor piace corteggiare le ragazze, eh? Sì, che gli piace. È un po' immaturo, sai, Victor. A proposito, mi è sembrato di vederti chiacchierare nel parco con Jenny. Jenny? Ah, Jennifer. Ah, può essere? Jennifer è una vecchia amica di... La conosco da 10 anni. Sì, soprattutto vecchia. Sembrava molto invecchiata. Sì, avanti. Permesso? I signori desiderano qualcos'altro? No, sì, volevo ringraziarti, Orazio, per quello che hai fatto stasera. Hai lavorato molto, è andato tutto a meraviglia. Bene, grazie, signor ambasciatore, davvero mille grazie. È bello sentirsi apprezzato dopo così tanto lavoro. Bene. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Davvero non vuoi bere nient'altro? No, tu vuoi qualcosa? No, io sì, voglio bere. Stasera abbiamo servito delle bevande buonissime. Sì, ti servo io. No, ti servo io, lascia fare a me. Sì. Cecilia. Nonno. Cecilia. Entonces llegaste vos con tus alas.